Antonio Parolini, un bel progetto, una convenzione con la scuola, tra scuole edile e arte. Sì, un bel progetto, siamo tutti particolarmente orgogliosi perché unendo questi due enti no profit, il nostro è un ente pubblico, il loro è privatissimo, ma comunque lo scopo è sempre quello senza lucro, abbiamo creato questo progetto che con un investimento di 30.000 euro crea un valore di 50.000, un valore che va a beneficio dei giovani che stanno cercando di specializzarsi per cercare un lavoro, va a vantaggio delle persone con delle disabilità che abitano nei nostri alloggi e anche a chi deve ritrovare un lavoro attraverso le borse di studio che abbiamo messo a disposizione per i nostri inquilini. Assessore Scajola, un progetto di grande valore sociale che vede anche il contributo della Regione. Sì, assolutamente. Io devo ringraziare il dottor Parolini Antonio come amministratore unico di Arte Imperi insieme alla Scuola Edile d'Imperi, una bellissima convenzione per fare in modo che intanto i ragazzi che vengono formati in questa scuola possano avere delle opportunità, si parla anche di borse di studio, quindi anche un premio, e allo stesso tempo poter dare occasione di intervenire su tanti alloggi che noi in questi anni stiamo mettendo a posto, come si suol dire, per renderli abitabili. Una bella operazione, mi fa piacere, Arte Imperia si sta muovendo molto bene sul nostro territorio. Ieri in giunta abbiamo anche approvato il bilancio di Arte Imperia ed è l'unica arte che ha chiuso con il bilancio in attivo. Questo mi fa anche piacere per il grande lavoro che stanno facendo gli amici di Arte Imperia. E un bilancio che è stato risanato, un bilancio in ordine, c'è un attivo e giustamente il presidente Totti ha subito detto beh, quei soldi lì allora li spendano immediatamente, come giusto che sia. Comunque, a parte le battute, è un'iniziativa importante, credo che è giusto che ci siano queste possibilità per i giovani, perché si parla tanto di crisi del mondo del lavoro, si parla tanto di poche opportunità, ma credo che l'edilizia possa essere un'opportunità importante su questo territorio. La provincia di Imperia, l'unica provincia che ha avuto un segno più nell'ultimo anno, perché quindi anche grazie al piano casa, grazie alle nostre leggi e alle nostre semplificazioni, l'attività edilizia ha ripreso. Purtroppo c'è sempre il problema della sismica, ma questo lo vedremo insieme alla provincia, perché non sono forse idonee le iniziative che stanno prendendo, ma questo è un altro discorso. Quello che c'è da dire è che oggi è una giornata importante, complimenti ad Arte, complimenti alla scuola edile, credo che sia un'ottima occasione e opportunità per il territorio. Abbiamo l'onore di firmare, sottoscrivere questo accordo con l'Istituto Arte presieduto dal dottor Parolini per degli interventi sul patrimonio dell'Istituto Case Popolari. I nostri allievi interverranno insieme ai loro docenti facendo piccoli interventi di manutenzione. Questo servirà per il loro percorso formativo e nello stesso tempo ci permetterà all'Istituto Arte di eseguire piccoli interventi di manutenzione. E cos'altro? Un'ottima opportunità sicuramente per gli studenti. Sì, per gli studenti sarà un'ottima opportunità di confrontarsi col territorio, con quello che è sarà il loro futuro lavoro. Quanti studenti sono coinvolti? Saranno coinvolti, penso, una trentina di studenti.